stato detto un po' tutto, però siccome ho vissuto e vivo personalmente questo dramma, perché sto un po' insieme a tutti gli altri in questi progetti da un po' di tempo, lo vivo proprio nel mio comune Castropignano, Vettorella, ma lo vivo anche personalmente all'interno della struttura regionale, dove sicuramente vi posso assicurare che ci sono tanti tecnici di grande spessore e di grande livello, come può essere il dottore Famiglietti, però ci sono altrettante persone che sicuramente si sono fatte prendere da una questione economica e quindi non badano tanto a quello che è il dovere morale di dover essere insomma, funzionari dello Stato e quindi rispettare le leggi e fare quello che è più importante per la Regione Molise, ma fanno tutt'altro. Quindi allora devono cambiare mestiere. Sì, la mia esperienza. Il problema non si pone, è delle due l'una. La mia esperienza personale mi dice che intanto se andiamo a guardare singolarmente, come diceva anche Michele, ogni progetto e in ogni territorio, sicuramente noteremo che ci sono tantissime anomalie, intanto nella presentazione progettuale, quindi sicuramente all'interno ci sono dei cavilli, delle opportunità di poter in qualche modo impugnarlo davanti alle sedi opportune. E poi bisogna evidenziare anche i comportamenti anomali di molti funzionari e sicuramente alcuni di questi prima o poi usciranno fuori, perché sono state fatte ultimamente delle scelte un po' anche questa che dicevi su Santa Croce, diciamo è fuori dal mondo, quindi prima o poi uscirà qualcosa di eclatante e sicuramente noi con il nostro impegno molto puntiglioso all'interno di ogni progetto e far vedere la presenza anche di poche persone, qui siamo in tanti, però a livello regionale siamo comunque in pochi, questo è sicuramente importantissimo. Poi un'altra questione secondo me non da sottovalutare, come diceva anche l'ex sindaco prima, è quella di Santa Croce di Magliano, è quella di motivare un po' di più questa classe politica. Cioè è assurdo che su tanti consiglieri, assessori che si sono avvicendati e comunque di personalità di spessore culturale ci sia Michele Petraroia e qualche altro che ogni tanto compare e poi scompare. Cioè qui quello che manca è proprio questo, se ci fossero poche persone in più volenterose di voler cambiare qualcosa insieme a noi, perché sembra che noi siamo le mosche bianche che non vogliamo le energie alternative, non vogliamo lo sviluppo della green economy, che questa green economy sinceramente è qualcosa di fuori dal mondo. Io sono un ambientalista da quando sono nato, però sinceramente se posso guardare ciò che è stato creato con la green economy, credo che sia era meglio rimanere sul petrolio e sul carbone, se facevano meno danno. Mai voluto accogliere i marciatori di Cammina Molise nel suo paese, semplicemente perché chi organizzava il Cammina Molise aveva idee politiche diverse dalle sue. Questi sono i politici molisani, metteteci sotto un bel trattino, politici molisani che io non ho mai visto in 18 anni camminare con noi. E questi sono i politici che dovrebbero conoscere il proprio territorio? Questi sono i politici, come diceva la signora prima e come tutti hanno sottolineato, Giovanni anche è consigliere regionale, l'unico di questi che probabilmente si dà un po' da fare, che ho visto in più occasioni venirci a trovare durante le nostre camminate, che io ringrazio. Ma non solo perché qui presente, ho avuto modo di ringraziarlo anche in altre occasioni. Ci vuole tanto a capire che la vera ricchezza del Molise sta sotto i nostri piedi e nelle cose semplici, i nostri piccoli borghi, sono i tratturi, è il nostro territorio. Ma insomma, questi nostri stanno scomparendo. Noi dobbiamo stare attenti veramente che questi paesi, oggi li vediamo, domani non li vediamo più.
ieri a Duronia ha preso fuoco una pineta, due pinete di 100 anni di vita sono scomparse in un attimo. Avete letto i giornali? Se pinete incostudite vanno alle cose, le lasciano lì a marcire, nessun punto di sicurezza. È nato il fuoco, questo, scusate l'inciso, ma è nato il fuoco solo perché tra la pineta e la fontana Cannavieri, probabilmente qualcuno di voi conosce perché c'è anche una bottigliamento, c'era un'area di sosta dove era possibile accendere i fuochi consentito dalle varie amministrazioni, eccetera. Lasciarla così, quindi ognuno era sicuro di poter andare lì ad accendere il fuoco, sono andati i ragazzi, ma è incostituita completamente, nessuna messa in sicurezza, ginestre secche a ridosso dei barbecue, a 5 metri di distanza i pini alti, pieni di resina, sapete, basta una scintilla per farli andare in fuoco. In un attimo la pineta è stata distrutta, sono venuti i vigili del fuoco che non potevano accedere in nessun posto. Ma insomma, cose incredibili, i paesi nostri rischiano di brutto. Io l'altra sera sono andato anche a un convegno a Civitanova del Sannio, dove si parlava di trattugli. Ma sempre le stesse idee che parla di storia. Dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare per salvare i trattugli. Noi portiamo 250 persone ogni anno a camminare, parecchi non lo sanno, insomma. Anche l'ex sindaco che ha parlato prima ci ha accolto, io ringrazio per la grossa disponibilità, insomma, 250 persone che vengono a camminare con noi e rimangono stupefatti. Non ricordava anche il sindaco prima che ha dovuto accompagnare, sapeva che io anche se sono stupefatti di questa bellissima ancora regione, insomma, di questa bellissima terra, di questi borghi che dimostrano ancora sensibilità nell'accogliere, nel senso dell'ospitalità ancora rimasta, perché è piena ancora di gente. Siamo orgogliosi che hanno questa capacità di accogliere quelli che vengono da fuori. Abbiamo queste bellezze storiche, archeologiche, ma vogliamo, ce le abbiamo proprio sotto i piedi, a distanza di pochi metri da noi queste bellezze. Noi dobbiamo essere in grado assolutamente di saperci ribellare a queste cose. Dobbiamo creare un movimento capace di dire no a questo modo di fare politica, di questi imbecilli, scusate il termine, che stanno qui a amministrarci. Se volete posso proporvi anche un cammino amulista per il prossimo anno, anche possiamo portare anche la bandiera dell'olio selvaggio, che è una delle tante bandiere capaci di salvaguardare il nostro territorio. Ma se loro stanno dietro sono i panorami, cioè Duronio, se ci mettete il panorama, che finito, l'unica ricchezza che ha è il panorama, quello c'è. Andiamo a mettere i panorami a lui, per Luigi Giamarra, lo sa, insomma, e gli amici di Castropignano e i paesi vicini, insomma, i nostri trattori se ci mettono nelle paleoliche, che ci rimane? Ma chi ci verrà mai più lì? A fare che? E anche queste aree che sono più umide, diciamo, rispetto a quelle di cui certo, più umide, perché non abbiamo niente di ma sono altrettante, e parlano che vanno tutelate con lo stesso vigore e con il quale va tutelato il servizio ci dà lontano. Quindi insomma siamo in allerta tutti quanti. Io vorrei ringraziare un po' tutti e pensiamoci bene, se vogliamo conservare quelle che è il nostro territorio, dobbiamo un po' osservare prima di tutto che cosa teniamo. E ancora timba, il calore della terra, penso che di mare, timba ancora, la freschezza dell'aria, e ancora timba, l'acqua che disponiamo, ma l'acqua sola, e ancora timba, timba, fortunatamente, e ancora timba. Possiamo
e con quello uno ti va bene e basta. E con che cosa muore ma resta. E ancora tempo, e ancora tempo, rindo cor. E ancora tempo, amare dolce. Oh.